futuri gloriosi. Ecco, la Regione Lombardia ne è un esempio. La legge del 2005 ha cambiato lo strumento urbanistico, principi condivisibilissimi all'inizio, meccanismi apparentemente partecipativi fantastici, esiti disastrosi, 500 chilometri quadrati di aree di urbanizzazione che sono lì ferme solo per la crisi, perché la legge obbligava tutti i comuni a rifare il piano. Nel rifare il piano tutte le richieste, anche inutili, si scatenano, perché dici, mo si fa il piano, te lo devo chiedere, l'amministratore non riesce a dire di no ai propri elettori su centinaia di richieste, questo ha portato a aree inutili. Attenzione, non è il piano, la forma del piano, il fare il piano nuovo che ci garantisce, è la volontà politica e la coscienza delle persone. Non si ferma il consumo di suolo solo con i target, è già stato detto. Aggiungerei che bisogna, e l'ha detto anche l'Anna Marson, bisogna dare valore alle aree agricole. Con Michele abbiamo proposto un progetto di ricerca di interesse nazionale che vuole indagare questo, come ridare valore alle funzioni delle aree agricole come elemento che serve per dire che c'è quell'altra parte del territorio. Le premesse positive, è già stato detto, oltre a alcuni pionieri della ricerca, di cui Paolo è uno, sul consumo di suolo, credo di registrare un aumento di sensibilità delle comunità su questi temi. Molte amministrazioni giovani sono state elette con programmi positivi in questo senso, nel passato anche recente non era così. Possiamo anche dire che la crisi strutturale dell'edilizia ha obbligato tutti a riflettere, anche l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, e questo va bene, mettiamo insieme tutte le forze. Cresce la domanda di qualità, credo che debba crescere anche, o continuare a crescere, la cultura del progetto urbanistico. Ecco, nel senso che i target vanno bene, i limiti vanno bene, ma pensiamo al positivo, dobbiamo anche imparare a come si progetta la città del futuro. Bene, io volevo toccare due temi per non dire le stesse cose, appunto, e per non raccontare la mia esperienza. Infrastrutture, due infrastrutture, quelle del trasporto e quelle urbanistiche. Che legame hanno e che interferenze hanno con questa tematica? Beh, prima cosa, è stata citata la legge del consumo di suolo della Regione Lombardia, ma la Regione Lombardia sta adesso lavorando, ha fatto la prima conferenza di VAS sul piano territoriale regionale, modificato per introdurre un target di riduzione delle previsioni di consumo di suolo. Non parlo di quello, tanti limiti anche lì. La Lombardia è sempre molto ambivalente, c'è cioè obiettivi molto positivi e scappatoie molto chiare per poter fare ugualmente un pochettino quello che si faceva prima. Beh, così siamo noi. Però ecco, innanzitutto le infrastrutture, qui nel PTR è stato scisso quello che è consumo di suolo e quello che è urbanizzato e urbanizzabile, e nell'urbanizzato è stato inserito anche le infrastrutture. Quindi le infrastrutture sono anch'esse un consumo di suolo. È una piccola novità, perché nel territorio extraurbano normalmente nella cartografia la strada è una riga, quindi non avendo un areale non era nemmeno misurato. Ora le strade che superano i 5 metri di sezione vanno misurate anch'esse come suolo urbanizzato. Un'altra cosa che premessa sul tema delle infrastrutture, perché c'è un legame con il consumo di suolo, o più in generale tradizionalmente con l'assetto urbanistico? Perché guardate che sempre di più le infrastrutture disegnano spazi di connessione non contigui fisicamente, ma che hanno una grande forza. Facciamo un altro esempio lombardo, la nuova connessione autostradale diretta Brescia-Bergamo-Milano, Brescia-Milano in realtà, perché Bergamo la salta, è stata fatta, e non parliamo di più, insomma c'è, ma lì soltanto la crisi ha fermato una serie di urbanizzazioni previste intorno ai caselli, e questo è un tema che non possiamo dimenticare, cioè lì c'è una connessione che poi creerà degli spazi urbanizzati anche non contigui generati dall'infrastruttura. Questo è un tema su cui bisogna stare molto attenti. Anche qui alcune legislazioni, se non erro quella olandese fra l'altro, vieta se fa un'infrastruttura che ha una funzione di mobilità, ammesso che ce l'abbia, ma diciamo se ce l'avesse, vieta di usarla come un driver dell'urbanizzazione. Ma anche qui, nell'ambiguità degli approcci che vanno un passo avanti e un passo indietro, si stanno disegnando delle subaree nella Regione Lombardia e in provincia di Brescia, di cui una mette insieme la conurbazione della città di Brescia, la piccola conurbazione, con il corridoio verso Milano, perché lì c'è la Brebemi. Questa è una contraddizione in termini. Quell'ambito è fatto per disegnare un target di consumo di suolo in riduzione,
che deve essere dimensionato sulla città e sulla sua area metropolitana, che deve avere un trattamento magari diverso dai laghi, ci sta, ma è stato messo insieme al corridoio disegnato da Brebemi. Altra cosa preliminare sulle infrastrutture, l'assetto della città deve, credo, per contrastare lo sprawl, recuperare un concetto che nella tradizione urbanistica era ben presente, che è quello della ricerca della prossimità. Quindi uno dei criteri di funzionalità della città è di recuperare la prossimità. Io credo fermamente che dobbiamo ridare ai cittadini la possibilità di vivere in contesti dove hanno la possibilità di servizi e dei loro servizi in prossimità, altrimenti alcuni modelli, no? Voglio dire, di fruizione di servizi che sono fatti su grandi distanze sono stati causa effetto dello sprawl e ancora sempre nella Lombardia, in particolare nella provincia di Brescia, ancora vi sono in programmazione centri commerciali lontano dalle conurbazioni, grandi espansioni di centri commerciali esistenti, andate a vedere l'espansione dell'IKEA a Brescia, mostruosa, e questi sono perché è stato perso l'elemento progettuale del grande valore della prossimità. Prossimità che è un paradosso, e qui è vero che le grandi città sono un esempio, ma io vorrei sollevare l'attenzione sui piccoli comuni, che sono la stragrande maggioranza dei comuni italiani e che hanno avuto politiche perverse e dal punto di vista degli esiti quasi peggiori della crescita di alcune conurbazioni delle città metropolitane, perché il morbillo che vedete con le foto aeree della regione Lombardia e della pianura padana in generale è dato dai tanti piccoli comuni che sono cresciuti in maniera assurda, e c'è un paradosso lì della prossimità, che c'è meno accettazione di movimento con la mobilità dolce nei piccoli comuni che talvolta nelle grandi città. Nei piccoli comuni è nata questa idea stranissima che per fare 500 metri serve il veicolo privato, e ci si muove sul veicolo privato su taglie dove, se andate a Roma, andate a Milano, ci andate a piedi senza battere ciglio. Questo è un paradosso che pure va combattuto. Urgono politiche integrate di trasporto e di sviluppo urbano, e io adesso passerò solo rapidissimamente i quattro casi, cioè nel fatto che ci sono la possibilità di attrezzare prima le infrastrutture di trasporto e poi l'urbanizzazione o viceversa contemporaneamente, ma quello che è un dato di fatto è che il tema del modo di muoversi ha un grandissimo legame con l'assetto urbanistico e un grandissimo legame anche problematico con lo sprawl, atteso che la maggior parte dei cittadini europei vive in contesti urbani. Dal punto di vista urbanistico è in questione appunto la struttura dell'insediamento, dal punto di vista impiantistico dei trasporti, come sapete, il servire aree disperse è una dannazione che non si fa perché non è sostenibile dal punto di vista economico, e questo fa sì che abbiamo appunto un problema che si innesta su un problema, cioè inseriamo inquinamento, inseriamo impatto ambientale perché abbiamo determinato un modello di sviluppo non servibile da infrastrutture di trasporto collettivo. Questo lo lascio alla vostra meditazione sui casi di cosa nasce prima, cosa nasce dopo. Per tagliare un pochettino l'atmosfera, dico solo che a Friburgo hanno fatto, e Friburgo è una città che ha 15.000 visitatori all'anno per visitare le politiche virtuose in campo urbanistico-trasportistico, non per visitare la città, ha delle agenzie che organizzano agli studenti, ci ho portato anche i miei, le visite tecniche, e uno dei quartieri che è Vauban, è un quartiere che era un'area militare francese, eredità della guerra, no? E quindi una rigenerazione urbanistica, è stato fatto contestualmente alla realizzazione di una linea tranviaria che, come vedete nella foto in basso, arriva in fondo all'ultima casa, fa il giro e torna indietro, quindi serve in maniera veramente una spina centrale, ma serve in maniera capillare questo quartiere. Quindi c'è un ragionamento che non possiamo più disgiungere, no, tra queste, e ripeto, non è una linea che serve un'espansione, è una linea che serve un'area di rigenerazione, ma che deve essere servita dal trasporto. Friburgo ha già raggiunto quasi tutti gli obiettivi del protocollo di Kyoto. Solo una citazione per chiudere la prima parte, che è sulle infrastrutture di trasporto, e passare alle altre. Si fa sempre più strada, c'è una grande letteratura scientifica sul Transit Oriented Development, cioè su una modalità strutturata di mettere insieme la pianificazione urbanistica dei trasporti che
richiama fra l'altro alle teorie urbanistiche che hanno più di un secolo, delle centralità, dell'organizzazione funzionale organica dello spazio. Stavolta al centro non c'è, come nello schema del vicinato di Perry, il parco, ma c'è la fermata del trasporto pubblico locale e intorno una particolare concentrazione di servizi. Questo vuol dire che in alcune densificazioni, chiaramente va per città di una certa taglia, in alcune densificazioni questo va tenuto presente, perché evidentemente questo è un elemento che, ripeto, consente di non espandere la città e di meglio servire con la mobilità sostenibile queste aree. Non l'ho dimenticato, a Friburgo tutti i cittadini stanno in un raggio di 400 metri da una fermata del trasporto pubblico locale. Stoccolma vinse un premio europeo qualche anno fa per la stessa ragione. Le infrastrutture tecnologiche, allora qui abbiamo fatto una piccola ricerchina, abbiamo detto va bene, ragioniamo sulla necessità di infrastrutturazione del territorio, come sappiamo quando la città cresce, quando la città si rigenera, andiamo a vedere i costi per cercare di entrare coi piedi nel piatto di questo tema degli oneri di urbanizzazione, cioè per vedere quali sono i costi reali. Allora l'abbiamo fatto all'interno di un progetto che riguarda tutta la Franciacorta, che è una zona che perlomeno per il vino la conoscerete, un territorio carino di 18 comuni che si sono messi insieme e che da 8 anni fanno monitoraggio ambientale insieme, poi sono cresciuti e adesso hanno chiesto alla Regione Lombardia di fare un piano d'area. Il piano d'area naturalmente sarà un pochettino più equilibrato, perché ripeto, quando entra la Regione Lombardia c'è un pochino più coi piedi di piombo, comunque un piano d'area in cui i comuni ragioneranno insieme anche sui target di riduzione del consumo di suolo, quindi un'esperienza in comunque possiamo dire complessivamente positiva. Lì abbiamo preso un comune, ci siamo fatti dare i costi dell'infrastrutturazione di alcuni ambiti di trasformazione del passato. Non la leggo tutta, ma dopo se volete c'è la spiegazione del risultato a cui arrivo alla fine. Abbiamo visto cosa costa realmente, perché ripeto, la società, l'azienda di servizi municipalizzati ci ha detto cosa costa, non costi parametrici ma costi reali, perché questo parametrico non basta, perché poi hai sempre, che ne so, la cabina, l'innalzamento della pressione del gas, cioè c'hai dei gradini di costo, non è che il costo è lineare rispetto alla quantità volumetrica, e quindi abbiamo i costi reali di 26 ambiti di trasformazione, no? E abbiamo visto che non importa dov'è, è un comune, insomma, che ha una sua una qualche anche motivazione evidentemente di crescita. Bene, siamo andati a misurare e abbiamo visto che, dividendo gli oneri, come sapete benissimo come si dividono, quello che veniva pagato dalle trasformazioni copriva abbastanza l'urbanizzazione primaria, nell'ipotesi che non si calcolasse assolutamente, come in genere non si fa, nessun accantonamento per la manutenzione negli anni futuri di queste infrastrutture. Ma guardate che questo qui, se l'avessimo pensato 30 anni fa, mannaggia, avremmo dovuto accantonare tanti bei soldini, perché adesso abbiamo, dico nel nord ricco d'Italia, il 40%, 45% di acqua potabile che se ne va in giro nel terreno e non arriva nelle nostre case. Acqua potabilizzata, per carità, torna alla sua origine, però l'abbiamo potabilizzata spendendo qualcosina. Quindi queste cose qui non sono state accantonate, così come le aziende non hanno accantonato soldi per le bonifiche. E adesso abbiamo i siti orfani e non abbiamo i soldi per bonificare, altro problema della rigenerazione, no? Ma incominciamo a farlo adesso? Bene, se incominciamo a farlo adesso, anche qui devo saltare, queste slide fanno vedere come ci sia una relazione anche abbastanza interessante tra quello che è l'incidenza delle urbanizzazioni nelle diverse aree. Abbiamo guardato la provincia di Brescia, che c'ha pianura, collina, montagna, c'è un'incidenza diversa. Poi abbiamo guardato il fatto che c'è un'incidenza diversa in funzione della densità, alta, media, bassa densità, sono tutti fattori che andrebbero considerati. Ma arrivando in fondo, perché ripeto i minuti scorrono, abbiamo guardato anche, è stato detto, la frammentazione, guardate la curva, la maggior parte dei comuni che stanno nei quadranti in basso a sinistra e in alto a destra sono quelli che hanno meno intensità d'uso del suolo e meno frammentazione in basso a sinistra, e quelli in alto a destra sono quelli che hanno più intensità d'uso del suolo e hanno anche più frammentazione, quindi le città compatte sono molte di meno.
Quindi c'è una relazione, è nei fatti, che c'è più urbanizzato e che più urbanizzato è anche più frammentato. Potrebbe anche non essere così, ma nei fatti è così. Ed è un territorio, vi assicuro, molto piacevole, per cui stiamo parlando di un'area dove insomma bisognerebbe andarci coi piedi di piombo. Allora, se mettiamo dentro la contabilizzazione della manutenzione e poi pensiamo anche che si debba assorbire qualche impatto ambientale, abbiamo fatto solo l'equilibrio di compensazione della CO2, questi oneri andrebbero alzati, mannaggia la miseria, ho saltato più di quello che vi ho fatto vedere, andrebbero alzati del 70%. Allora, noi non proponiamo di alzare gli oneri del 70% alla fine di questa ricerca, vogliamo dimostrare che non è economicamente ragionevole urbanizzare nuove aree. È più facile urbanizzare nuove aree, è vero, perché costa di meno costruire, ma costa molto di più infrastrutturare e quindi non è ragionevole dal punto di vista economico urbanizzare nuove aree. Crediamo di aver dato un contributo a questo conto. Scusate se vi faccio vedere questa immagine, perché prima è stato citato l'uso degli oneri di urbanizzazione nella parte corrente dei bilanci. Guardate nel 2002 i comuni al crescere dell'intensità del colore in Lombardia sono quelli che usano più entrate per coprire le spese correnti e il rosso è quello che li usa al 100%, tutti li butta dentro. 2002, guardate quanto è cresciuto il rosso nel 2008 e siamo pre-crisi evidentemente. E la realtà che dicevo prima, questa è la realtà, la fotografata sulla Lombardia, no? Bene, vado veramente a concludere, dammi 30 secondi che concludo, ma giusto per fare una conclusione un pochino, non so come dire, tra le conclusioni bisogna sempre fare qualche messaggio. Ecco, mi permetto di dire che secondo me bisogna affrontare anche questo tema qui. E l'ultima cosa, che non è ancora stata detta, vuole sollevare una questione di equità sociale. Sugli oneri di urbanizzazione mal calcolati, diciamo così, oggi io credo che gli oneri di urbanizzazione vanno completamente rivisti. Il modello della Buccalossi era fatto per la città che cresce, per la città che si rigenera, serve un approccio completamente diverso, che tiene conto anche della qualità degli interventi e quello che portano alla collettività, eccetera. Va bene, ma c'è una questione di equità sociale. Se le trasformazioni del passato non hanno pagato sufficientemente gli impatti che creano nel futuro le manutenzioni necessarie, i costi si riversano su tutti attraverso l'aumento delle tariffe dei servizi, anche su quelli che non hanno avuto il guadagno della trasformazione. E questa è una questione sociale che forse viene meno sottolineata, ma accanto a quella economica dell'insostenibilità, a quella ambientale di cui non ho parlato ma che credo sia abbastanza nota, andrebbe sottolineata. Perché uno che affitta un appartamento al quinto piano di una casa popolare deve aumentare la tariffa dell'acqua perché chi ha urbanizzato prima non ha contabilizzato i costi di manutenzione delle reti? Questa è una cosa, secondo me, che andrebbe aggiunta al dibattito sulla questione. Scusate la troppa rapidità. Grazie moltissimo, professor Tira. Giuseppe Cinà, del Politecnico di Torino, ci parla proprio del tema della retrocessione delle aree edificabili in aree agricole. Prego. Solo una osservazione che volevo fare ancora prima, quando ha parlato qui Leri, mentre Cinà si prepara col suo PowerPoint, è che lui ha parlato, qui Leri prima, di coraggio dei cittadini. Ecco, questo è anche un tema interessante. A Rivalta noi abbiamo sperimentato una piccola azione, la primissima, una delle primissime che avevamo fatto, che è stata quella di chiedere ai cittadini che avevano aree agricole se volevano retrocedere dai diritti edificatori già acquisiti. Beh, sembra incredibile, ma quasi una decina di proprietari hanno scelto di mantenere i territori agricoli e non rinunciare ai diritti edificatori. Il tutto per 30.000 metri quadri, una piccola cifra, d'accordo, però è un segnale di una cultura anche che cambia e forse anche un po' di coraggio, no? Di cittadini che iniziano a pensare che lasciare ai posteri, ai figli, magari un prato, una zona verde, forse è più importante che lasciare una casetta o un piccolo capannone industriale poi magari poco utilizzato. Credo che questo si leghi anche un po' a quello che dirà il professor Cinà. Prego. Mi sentite? Basta, non toccherò più. Grazie per avermi invitato, sto imparando parecchie cose ed entro subito in argomento. Ah, grazie, perfetto. Il suolo si riduce in due modi. Prima di consumarlo,
e dopo, quando si è prenotato, quando occorre ridurne le previsioni. Il prima abbiamo imparato in urbanistica a farlo o a non a farlo fin dagli esordi della urbanistica della prima modernità. Dopo le guerre si sono cominciati a fare i piani, i classici piani, anche i migliori dei piani che si sono fatti in quel periodo, erano sovradimensionati. Alcuni degli autori maggiori erano addirittura iper sovradimensionati. Questo ve lo segnalo per dire che la cosa, vabbè, un po' lo sappiamo, però è utile rivederla, la cosa parte da lontano, cioè noi abbiamo una cultura di questo sovradimensionamento che è partita dalla cultura dell'urbanistica, che allora la dava come una modalità di produrre cultura urbana e di produrre anche economie connesse. Bene, la retrocessione invece fa parte dell'ex post. Tutto quello che è diventato solo prenotato, adesso cerchiamo di ricondurre i buoi nella stalla e dobbiamo imparare a fare nel miglior modo possibile. I motivi per cui si attua questa retrocessione sono sostanzialmente due: la non convenienza a produrre le opere previste di edificabilità, di urbanizzazione, e poi il fatto che cominciano a costare parecchio di più di quanto non fosse nel passato. La nuova legge ha veramente scardinato questi redditi promessi e che oggi non sono più mantenibili. Gli obiettivi sono dunque pagare meno tasse, o meglio, spostare i diritti edificatori acquisiti, fra virgolette, benché sappiamo che questa acquisizione è sempre rimessa in discussione e che è sempre politicamente negoziabile, oppure, e questa è l'ipotesi più virtuosa ma la meno praticata, ricondurre questi suoli prenotati al riuso agricolo. Bene, questo fenomeno agisce in un contesto abbastanza particolare. Non ha a che fare con la pianificazione, ha a che fare con interessi di singoli e si riferisce a un territorio che non era il territorio di prima, quando si previde di urbanizzarlo, che era un territorio omogeneo, agricolo, ma è un territorio di oggi che è un territorio fortemente disomogeneo e frammentato, cioè di difficile trattamento. Noi siamo molto impreparati ad affrontare questo territorio perché il problema che esso ci pone, i problemi che ci pone sono molto più complessi che nel passato. Noi abbiamo fatto un piccolo esame, un'indagine su una quarantina di comuni italiani, quasi tutti dell'area nord, e questi comuni hanno mostrato le fattispecie del come questa retrocessione è oggi in corso. È un piccolo campione rispetto ai 6.000 e passa comuni italiani, ma è significativo perché attraversa, penso, tutte le possibili fattispecie del fenomeno. Abbiamo retrocessioni che vengono attuate all'interno dei piani a scala comunale, i piani sono l'unica sede in cui esse possono avere luogo, e quelle che invece sono inquadrati, sono indirizzati da piani di livello sovracomunale. I primi hanno una modalità di tipo cogente, cioè operano questa trasformazione in termini di norme prescrittive che conformano l'uso del suolo, perché i piani urbanistici comunali hanno questa proprietà di poter conformare i diritti, i secondi invece possono solo dare indirizzi, e questo, come vedete, avviene a diversi livelli, attraverso una pianificazione generale che fa una revisione d'insieme, attraverso delle varianti generali o delle varianti parziali, o attraverso specifiche varianti intitolate proprio alla retrocessione, o infine attraverso programmi attuativi che al loro interno incorporano interventi di retrocessione. Queste retrocessioni sono in buona parte già negoziate o convenute con gli interessati, che hanno fatto domanda su un apposito
su una apposita procedura di bando che il Comune spesso in quasi tutti questi casi ha pubblicato, dove i singoli hanno manifestato la convenienza, l'interesse a questa trasformazione. Quindi abbiamo questo fenomeno. L'obiettivo del nostro sondaggio era capire appunto come esso si dispiega e come esso possa essere ricondotto ad una pratica urbanistica non soltanto di tipo burocratico ma di tipo pianificatorio, cioè capace di iscrivere tutti questi piccoli interessi in uno scenario di trasformazione più strutturale. Gli aspetti salienti appunto sono quello del fatto che la trasformazione della modalità d'uso può avvenire in diversi momenti del piano urbanistico comunale ed esso dipende dalle condizioni politiche del caso. Ci sono casi come questo di Rivatta in cui la giunta comunale è schierata fortemente a favore di queste prospettive e quindi non esita a produrre un piano, una variante strutturale al piano che riveda nell'insieme questi aspetti. Altri comuni che non hanno o la volontà o la forza politica di poterlo fare, quindi caso per caso esiste questa necessità di passaggio politico. Le retrocessioni naturalmente avvengono da differenti modalità di uso del suolo a quella agricola e sono spesso riguardanti piccole quantità, piccole aree. In genere non si tratta di grandi proprietà terriere e dunque costituiscono un fenomeno ancora relativamente marginale, ma con una qualità del fenomeno che lo fa diventare invece poco marginale. Alcune aree che vengono che chiedono, per le quali è richiesta una retrocessione, possono essere retrocesse senza problemi, altre invece sono destinatarie di un uso del suolo che interessa anche le aree circostanti, un nodo infrastrutturale oppure un servizio di interesse urbano che reca uno squilibrio nelle previsioni del piano e dunque in questi casi la retrocessione viene rimandata alla elaborazione di un piano di carattere più generale. Un altro aspetto molto importante è la ricaduta sul piano dell'economia del comune. Diminuiscono gli oneri di urbanizzazione che vengono incassati dal comune e quindi una retrocessione di massa potrebbe provocare dei problemi. Abbiamo scoperto invece, e questo di Rivalta ne potrebbe essere un esempio, che in realtà questi problemi possono essere ricomposti all'interno di una più saggia ed equilibrata politica di uso dei suoli. Bene, adesso vi mostro alcune immagini che vi presentano alcune modalità secondo cui si presenta il fenomeno. Alcune di queste immagini sono tratte da uno studio svolto presso la provincia, ex provincia di Torino. Qui siamo ad Asti, un'area dell'espansione sud della città, credo sia la sud, e vedete in celeste a sinistra le previsioni di urbanizzazione per usi industriali e a destra le parti che sono state fino adesso realizzate sono il violetto e le parti che invece rimangono e rimarranno non utilizzate. Quelle in violetto sono già in parte dismesse, quindi abbiamo chiaramente una parte del territorio che chiede un nuovo investimento in termini di uso, una nuova idea di sviluppo che gli amministratori hanno molta difficoltà a intravedere, perché oggi questi territori sono dei territori, come dire, molli, non riescono più a esprimere istanze interne di sviluppo, non vengono dal basso, bottom up, non vengono dall'alto, non ci sono delle grandi dinamiche economiche che producono, che si riversano in una domanda di territorio e dunque siamo qui, ci facciamo delle tesi all'università, ma ancora aspetteranno parecchio prima di vedere la luce di una idea di sviluppo che sia credibile.
Nel caso di Torino abbiamo, è una città come sapete che il piano del 95 ha definito senza aree agricole, perché le poche aree libere che ci sono in Torino sono state utilizzate come aree per verde a servizio, perché per far quadrare i conti del piano bisognava che queste aree fossero contabilizzate come tali, ma loro sono tutte ancora oggi usate come agricole, benché appaiano come aree a servizio. Lascio riflettere a voi su questo paradosso. Si parla del 5% del territorio comunale, della quasi totalità delle aree libere di Torino, tranne i grandi parchi che sono nelle aree interne della città. Questa è la parte nord di quell'insieme delle aree della precedente slide, la parte nord che è stata invece destinata a parco agricolo del Vilaretto. Questo parco agricolo è un parco agricolo senza aree agricole, perché come vi ho detto non sono aree definite agricole, però ci sono le aree in uso agricolo. Per fortuna l'anno scorso è stata disegnata una variante al piano, la 331, che prevede la ridefinizione ad agricolo delle aree che sono agricole, in maniera da fare davvero un piano agricolo. Peccato però che l'economia di quest'area è così debole, così fragile, che è abbastanza difficile che questo possa diventare davvero un piano agricolo se non si pensa di farlo diventare un piano agricolo intercomunale, cioè capace di assumere una valenza economica più significativa. Qui abbiamo il nostro caso, una delle aree di rivalta che sono state prenotate e poi sono state ricondotte ad una edificabilità spostata in area più prossima al centro urbano, ed è uno dei casi più diffusi nel nostro territorio nazionale, ma che qui a Rivalta, come abbiamo appreso stamattina, nel sistema delle altre iniziative sta assumendo una valenza molto importante. Pensate che sono 9 credo le aree che sono state retrocesse. Queste aree si trovano in questa condizione, un po' delle isole qua e là, non sono talvolta delle aree oggetto di un'imprenditoria agricola davvero importante, sono aree in attesa, sono state destrutturate dal fatto di essere in attesa di edificabilità, dal fatto di essere aree agricole, quindi alcune magari non lo sono più, non le conosco, però posso immaginare che alcune sono agricole di resistenza, agricole di sopravvivenza o agricole di non so cosa fare di altro, oppure abbandonate, ma il fatto di aver tolto loro l'edificabilità le reinserisce in un mercato di agricoltura possibile. Alcune diventeranno davvero aree agricole per nuovi agricoltori, altre invece saranno acquistate da altre aziende che già ci sono e abbisognano di crescere, quindi entreranno in un mercato, ma questo è un percorso lungo e difficoltoso di cui vedremo gli esiti e i vantaggi ancora più avanti negli anni. Questo caso è abbastanza simile, solo che la differenza è che i diritti edificatori sono anche connessi al cambio delle destinazioni d'uso. Questo invece è uno dei casi più virtuosi, quando la retrocessione avviene direttamente dal residenziale all'agricolo senza contrappesi, senza compensazioni. E quest'ultimo caso di Atri è quello che ha dato, fra i casi che ho studiato io, che abbiamo indagato, ha dato i maggiori risultati, perché sono riusciti a passare da un precedente piano a quello attuale risparmiando il 33% delle aree precedentemente prenotate. Questo 33% solo in parte è costituito da persone che avevano chiesto di retrocedere le loro aree, in altre invece è stato imposto perché non erano state oggetto di nessuna iniziativa di urbanizzazione e il Comune ha avuto l'agio, ha assunto il diritto di modificare le destinazioni d'uso come è nei piani. Comune di Atri, Teramo, provincia di Teramo. Ecco, poco fa vi ho fatto vedere la diapositiva dei grandi piani degli anni 50,
sovradimensionati. Qui vediamo anche un altro aspetto di questa natura strutturale della cultura del sovradimensionamento dei piani in Italia. Vedete che al crescere continuo, senza sosta, del consumo di suolo in Italia si oppone il fatto che negli ultimi 15 anni la domanda di utilizzo di autorizzazione a nuove residenze continua a decrescere. Quindi questa decrescita non incide sulla domanda per il consumo del suolo, di fatto si continua a consumare. Perché? Perché avviene così? Perché è così strutturale questo fenomeno? Dobbiamo, non è questa la sede per rifletterci, però dobbiamo aprire questa riflessione, perché non è una questione semplicemente di economia, di sfruttamento da parte dei grandi poteri economici rispetto all'utilizzo del suolo, riguarda anche altri aspetti che hanno a che fare con un'antropologia tutta italiana. Quindi abbiamo, per concludere, in Italia delle sinergie che dobbiamo mettere in evidenza tra il consumo del suolo e l'agricoltura, perché l'agricoltura è uno dei fattori più importanti che possono aiutare in questa riduzione. Noi abbiamo una serie di leggi che limitano il consumo di suolo, ancora non esiste una legge nazionale, esistono alcune leggi regionali molto, molto contraddittorie, come è stato già segnalato dai precedenti interventi. E esistono anche in Piemonte, come sappiamo, per esempio nel caso della provincia, ex provincia di Milano, e nel piano di coordinamento della provincia di Milano, una misura di carattere quantitativo che riduce il consumo di suolo. Sappiamo che esse sono delle misure spesso deboli, ma che in mancanza di soluzioni più appropriate credo che sia utile avere queste misure, perché ci danno in questa transizione il tempo di trovarne di migliori. Ecco, io faccio l'ultima riflessione: uno dei modi per affrontare questo, per trovare una soluzione, è guardare con molta più attenzione a questo fatto così evidente, che laddove esiste una campagna, laddove esiste, spesso si dice di più nei nostri convegni, nei nostri istituti universitari, eccetera, si usano di più paesaggio e ambiente, ma si parla meno di campagna in senso stretto, ma è dove c'è più campagna e dove c'è più convenienza alla campagna che c'è minore consumo di suolo. È sotto i nostri occhi, dappertutto. Mi fermo qui. Grazie. 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 Ecco. Mentre la parola... La legge 65/2014, scusa Giuseppe, andatevela a leggere, però la legge della regione Lombardia, perché ci abbiamo lasciato il sangue, non è l'ottimo, ma è la prima legge regionale che si propone di trattare il tema sul serio del consumo di suolo. Grazie. Grazie. Toscana, perché questa legge viene passata sotto silenzio, appunto perché invece è un esempio di come si potrebbe trattare. L'abbiamo negoziata duramente con ANCI, è stata indebolita dagli emendamenti, però c'è, e chiederei di considerarla come riferimento. Sì, grazie Anna. No, volevo dire, l'intervento di Tira, del professor Cinà, scusate, in un certo senso introduce quello che sarà l'intervento subito dopo il nostro rinfresco di Michele Mellano, che è qui come col diretti e quindi credo che possa anche dire qualcosa. Ecco, intanto abbiamo qua Michele Munafò, Istituto per la Protezione dell'Ambiente del Ministero, dico bene, superiore per la protezione ambientale. Ministero? Lo dici tu meglio. Ringrazio anche lui di essere qua. La sua relazione ovviamente è sul tema del monitoraggio del consumo di suolo, quindi ci darà degli strumenti molto precisi. Poi ricordo ancora che siamo abbastanza giusti come tempi, io vorrei ritagliare ancora qualche intervento dal pubblico qua nella mattinata, e poi abbiamo il nostro rinfresco.
Grazie. Sì, grazie a voi anche di questa folta partecipazione. Io sono Michele Munafò dell'ISPRA. L'ISPRA è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. È un istituto di ricerca vigilato dal Ministero dell'Ambiente, ma autonomo. Bene, il fuoco della mia presentazione è sul monitoraggio, che è un tema che è stato ampiamente citato prima di me, che però vorrei riprendere partendo da un livello globale, molto velocemente, quindi richiamando quelli che sono gli obiettivi anche stabiliti, ad esempio gli obiettivi di sviluppo sostenibile che ci chiedono, che ambiscono a arrivare a quello che è un mondo cosiddetto land degradation neutrale, cioè privo di aumento della degradazione del suolo. E questo avviene, secondo dati di FAO, in un mondo che invece ogni anno perde un'area come ampia come la Costa Rica soltanto per questi fenomeni. A livello europeo, dati ampiamente sottodimensionati, anticipo, dicono che ogni anno vengono persi circa 1.000 km². Questi sono dati che si fermano al 2006, a livello europeo i dati 2012 sono ancora in fase di validazione, però più o meno confermano questo andamento. Andando a dati che ci permettono di confrontare un po' quello che sta succedendo sul nostro territorio con quello di altri paesi, vediamo che, volendo fare una classifica del consumo di suolo in Europa, l'Italia si pone al quarto posto di questa classifica, subito sotto tre paesi che però sono decisamente più piccoli e con densità abitative decisamente maggiori del nostro. Quindi l'Italia tra i grandi paesi è quella che ha il consumo di suolo più elevato. Nonostante poi l'Italia a livello europeo sia un paese particolare, perché il territorio dell'Italia è esattamente l'opposto di quello di molti altri paesi europei, cioè un territorio che per un terzo circa è montuoso, è un territorio che ha una buona parte, il 12% del territorio che è a rischio, quindi in termini di territorio a pericolosità idraulica, in termini di pericolosità da frana, è un territorio quindi piuttosto particolare. Nonostante tutto questo, noi abbiamo visto anche nella presentazione precedente, questo consumo di suolo nel nostro paese continua ad avanzare, direi in maniera quasi indifferente, no, a quello che è successo nel corso dei decenni, quindi boom economico o crisi finanziaria. Quello che a cui assistiamo è che comunque in questo periodo di più di 60 anni noi abbiamo consumato in media 7 metri quadrati al secondo, cioè ogni secondo che passa noi continuiamo a consumare questa quantità impressionante di suolo. E ci sono alcune oscillazioni, oggi a livello nazionale si assiste a un leggero rallentamento, ma i numeri sono assolutamente in linea con la media di questi 60 anni, e in questi 60 anni c'era ovviamente un boom edilizio e demografico legato a uno sviluppo del nostro paese che ovviamente oggi in epoca invece di rallentamento, di inversione demografica e di crisi economica non ha più, come detto prima di me, alcun senso. Se andiamo a vedere come questo consumo di suolo poi si distribuisce sul nostro territorio, vediamo che ovviamente questo fenomeno si concentra in alcune aree, si concentra ovviamente nelle zone della pianura, vicino ai grandi centri urbani, nelle aree, nei margini soprattutto delle aree metropolitane, ma ad esempio è impressionante vedere come si va a concentrare vicino alla costa, sulla fascia costiera, che è una fascia importantissima dal punto di vista ecologico, ma paesaggistico, turistico, economico, eccetera. E in questa fascia costiera, qui è analizzata quella dei 10 km, ma altri studi che abbiamo fatto analizzano quella dei 300 metri, dove abbiamo visto che un quinto della superficie entro i 300 metri dalla linea di costa è coperto dal cemento nel nostro paese. Questi sono numeri che ancora una volta non hanno pari in Europa e ci dimostrano come in queste zone comunque anche la velocità di trasformazione è ancora più veloce. E quindi tutto questo, si richiama anche questa cosa prima di me, deve essere monitorato, perché ovviamente senza una base di conoscenza non è pensabile di attuare o anche quantomeno valutare l'efficacia delle politiche.
E quindi, quando parlavo prima dei dati sottodimensionati a livello europeo, i dati utilizzati per quelle stime a livello europeo, e quelli a livello globale sono ancora più grossolani, sono quelli che vedete sulla destra, quindi derivano da questa iniziativa partita alla fine degli anni Ottanta, che si chiama Gorilla and Cover, che mappa il territorio in questo modo. Oggi i dati che siamo in grado di rilevare invece permettono di avere una classificazione del territorio come quella sulla sinistra, che capite bene ha ovviamente un riscontro con la realtà decisamente migliore. Ma tutto questo ovviamente ci aiuta moltissimo a attuare questo monitoraggio, l'evoluzione dei sistemi di osservazione della Terra dallo spazio, che ci permettono ad esempio a livello europeo di arrivare a mappe delle cartografie del consumo di suolo, quale quella che vediamo qua, e a livello europeo di dettagliare ulteriormente, quindi arriviamo a questi 5 metri di risoluzione con una carta nazionale, ci permettono di discriminare effettivamente le zone di suolo consumate dalle zone di suolo dove invece questo consumo non è avvenuto. Quindi potrebbe sembrare che insomma tutto dipende dalla risoluzione del dato, e quindi ovviamente aumenta la tecnologia, aumentano le capacità tecniche di acquisizione, aumenta la qualità dell'informazione e quindi la qualità del monitoraggio. In realtà non è tutto così semplice, ma il discorso è un po' più complesso, e qui vi faccio vedere degli esempi. Sulla sinistra in alto vediamo il solito dato Gorilla and Cover, in rosso le aree urbanizzate o le aree consumate, e poi dirò qualcosa su questi termini ovviamente. E sulla destra abbiamo visto il dato prima, quello a 20 metri di risoluzione, è così che appare a livello europeo. Invece in basso abbiamo due dati decisamente più dettagliati. Sulla destra quello a 5 metri di cui parlavo prima, prodotto dall'ISPRA, dal Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali, e sulla sinistra invece un dato sempre ad alta risoluzione, perché parliamo di una scala 1 a 10.000, sull'uso del suolo. Bene, concentriamoci un attimo sulle differenze tra questi due dati, perché la risoluzione di questi due dati è analoga. È analoga, sono tutte e due ad alta risoluzione, in entrambi i casi si riescono a individuare abbastanza, apparentemente con risoluzione adeguata, le trasformazioni artificiali. Bene, se vediamo però ci sono alcune differenze abbastanza significative, ne ho mostrate alcune con le frecce bianche. E dipendono da che cosa? Non tanto dalla risoluzione del dato, ma da come noi interpretiamo il concetto di consumo di suolo. Purtroppo questo concetto di consumo di suolo ad oggi non è così ben chiaro. Eppure sembrerebbe semplice, insomma, questa è un'area agricola alle porte di Roma, questa è la stessa area agricola come appariva sette anni dopo, quindi dal 99 al 2006, questo è come appariva nel 2012. Evidentemente c'è stato un consumo di suolo. Che cosa è successo? Un'area che prima era coltivata a grano, adesso è stata prima alterata per scavi e per opere di cantiere, e poi è stata trasformata attraverso una serie di fabbricati, infrastrutture, eccetera. Questo è un altro esempio, qui invece siamo a Milano, e questa è l'area che poi nel 2014 era in fase di trasformazione per arrivare a ospitare i padiglioni di Expo nel 2015. Anche in questo caso, come vedete, un'area che era prevalentemente agricola è stata trasformata, in questo caso direi completamente, in un'area che agricola non lo è più. E quindi il consumo di suolo è questo fondamentalmente. Se parliamo di suolo parliamo di una risorsa ambientale, di fatto non rinnovabile, perché che se ne dica, al posto di quelle aree agricole che ora sono dei padiglioni Expo non tornerà più un suolo, se non in tempi estremamente lunghi o con sforzi economici e tecnici tutti da valutare, e quindi di fatto è una risorsa non rinnovabile che stiamo perdendo per sempre. Questo è di fatto il consumo di suolo, una risorsa ambientale. E quando perdiamo questa risorsa ambientale noi perdiamo anche altro, no? Perché non perdiamo soltanto la risorsa in sé, ma perdiamo tutte le sue funzioni e tutto quello che ci offre. Ad esempio, quando un suolo viene impermeabilizzato per la costruzione di edifici o strade, l'acqua che normalmente si infiltrava nel suolo non si infiltra più, scorre superficialmente, e quindi questo scorrimento superficiale aumenta in maniera molto consistente fino a alimentare
e aggravare quei fenomeni di dissesto che oggi noi viviamo quotidianamente sulla nostra pelle. È vero, si possono collegare questi fenomeni con i cambiamenti globali in atto e quindi quello che è un mutamento climatico e quindi una variazione del regime delle piogge di fatto, però la grossa causa, la prevalente causa di questi fenomeni è sicuramente il fatto che il nostro territorio non è più in grado di assorbire, di gestire questi fenomeni. Ma quando parliamo di consumo di suolo parliamo anche di un consumo di un qualcosa che contiene carbonio e nel momento in cui noi lo consumiamo questo carbonio viene rilasciato in atmosfera. Bene, pensate che soltanto con quello che è successo in 5 anni nel nostro paese è come se noi avessimo rilasciato in atmosfera 18 milioni di tonnellate di CO2, 18 milioni di tonnellate equivalenti di CO2. E come, per capire, per dare un numero, un valore a questo numero, se ci fossero oggi l'11% in più di veicoli circolanti nel nostro paese a emettere gas di scarico, 4 milioni di auto. E tutto questo quindi si lega a quello che è un consumo diretto della risorsa suolo, ma io ho apprezzato molto l'intervento di Anna Marson prima, perché giustamente faceva presente quello che io volevo dire anche con questa slide e con quelle che seguono, cioè che il consumo di suolo non è soltanto questo. Il consumo di suolo è direttamente consumo di suolo, ma è anche consumo di territorio. Da questo punto di vista, qui c'è un problema tutto italiano, perché in italiano il termine land e il termine soil vengono comunemente tradotti entrambi con il termine suolo, ma in realtà sono due termini molto diversi. E quindi in realtà noi è vero che consumiamo suolo, ma consumiamo anche territorio e andiamo a frammentare quella parte di territorio dove il suolo non è direttamente consumato attraverso proprio un disturbo ecologico, chiamiamolo così, che il consumo di suolo diretto fa sul resto del territorio, ad esempio attraverso una frammentazione. E quindi anche in questo caso noi abbiamo diversi indicatori che possiamo utilizzare, anche questa è una cosa che veniva richiamata prima, qui ne riporto uno molto semplice. In queste carte voi vedete che il territorio è suddiviso di fatto in 3 colori, il nero in 4 colori, il nero, il rosso, il rosa e il bianco. Bene, il nero è il suolo direttamente consumato, quindi quello di fatto sigillato, dove c'è un edificio, un'infrastruttura. Il rosso è un tessuto urbano ad alta densità, quindi dove il suolo di fatto ha perso qualsiasi funzione comunque produttiva o altro. Il rosa è quello, è un'area urbanizzata a bassa densità o molto bassa densità, dove però il disturbo ecologico ha raggiunto dei valori molto elevati. Il bianco invece è l'area che noi potremmo chiamare non disturbata, dove la presenza del nero, per capirci, è molto marginale. Bene, da questo punto di vista quindi capiamo che il fenomeno del consumo di suolo non può essere banalmente ricondotto al valore nero, ma deve essere studiato nella sua complessità. E se noi analizziamo un semplice indice, che è quello che viene chiamato qui indice di dispersione, che è il rapporto fra la superficie complessiva delle aree a bassa densità, quelle rosa, e la somma di quelle rosa, di quelle rosse, cioè delle aree urbanizzate di fatto complessive, capiamo come in realtà i diversi tessuti, diversi processi insediativi sul territorio hanno impattato in maniera diversa, a parità di consumo di suolo, il territorio. Ebbene, anche qui, se noi confrontiamo le aree metropolitane europee, le più importanti aree, o quantomeno alcune delle aree metropolitane europee, vediamo che ad esempio Roma ha questo indice che è molto più alto di tutte quelle altre analizzate in questo grafico. Questo che a dire che non soltanto noi abbiamo un consumo di suolo che è tra i più alti in Europa, ma abbiamo anche un modello insediativo che aumenta a dismisura gli impatti negativi di questo consumo di suolo. E questo, se non consideriamo questi indicatori, ce lo scordiamo. Un altro semplice indicatore è questo qui. L'abbiamo chiamato indicatore di disturbo ecologico e lo intendiamo in questo modo, cioè se consideriamo l'area direttamente consumata, cioè il suolo direttamente perso, e consideriamo tutto quello che gli sta intorno in un raggio di 100 metri, quindi una distanza piccola da questo, il disturbo ecologico normalmente si esplica anche a distanze molto maggiori di questo, dall'urbanizzato, dalle infrastrutture, bene, arriviamo a queste cifre. Cioè più della metà del territorio nazionale è in un'area che ricade entro 100 metri da un oggetto artificiale, che sia un edificio, un'infrastruttura,
natura o altro. E anche in questo caso questi sono dati che dovrebbero farci pensare. Tutto questo quindi va studiato anche attraverso quelli che sono poi gli impatti, quindi del consumo di suolo, ad esempio gli impatti sulla qualità degli habitat e sul degrado di questi habitat, perché l'habitat, se noi diamo per perso un habitat dove c'è una strada o un edificio, però dobbiamo capire quanto questa strada e questo edificio impattano sugli habitat naturali presenti intorno. E quindi queste sono delle altre cartografie che abbiamo sviluppato, che sono finalizzate proprio a questo. Quindi sulla sinistra abbiamo un indice di qualità degli habitat, dove in rosso vedete gli habitat di minore qualità, sulla destra l'indice di degrado degli habitat, dove anche gli habitat di migliore qualità vediamo che sono ampiamente degradati dalla presenza, in questo caso molto evidente, soprattutto del ruolo delle infrastrutture. Altri due esempi che possiamo fare, ad esempio sullo stoccaggio di carbonio, dove questo carbonio viene stoccato e quindi quello che perdiamo quando noi andiamo a consumare suolo, oppure un altro esempio molto semplice, la presenza degli impollinatori, le api, ma non soltanto, ovviamente sono centinaia le specie di impollinatori. Bene, anche questo è un elemento fondamentale che viene impattato, sembra banale, però Einstein diceva che quando le api non ci saranno più, l'uomo finirà di vivere, lo diceva, ma aveva un senso questa cosa, perché l'impollinazione è uno dei servizi ecosistemici fondamentali che un suolo libero vegetato ci fornisce e ci permette di rendere il nostro territorio produttivo. E quindi chiudo tornando con un riferimento al livello europeo che dicevo prima, perché a livello europeo queste considerazioni sono state, direi, piuttosto approfondite ed esaminate, e quindi quell'obiettivo che richiamava Pileri prima del land take zero al 2050 è vero che può essere un obiettivo lontano nel tempo, poco consistente e quant'altro, però a livello europeo, nonostante tutta la serie di problemi che adesso non sto a trattare, ad esempio l'assenza di una direttiva europea che è stata prima proposta e poi ritirata eccetera, però quello che si propone è proprio quello di lavorare su questa minaccia più importante, che è l'impermeabilizzazione del suolo, attraverso l'arresto di questo consumo di suolo, dove questa limitazione del consumo di suolo non riesce ad avvenire, e una sua mitigazione, quindi quantomeno se proprio dobbiamo impermeabilizzare suolo tentiamo di farlo in modo che impatti meno, e comunque questo consumo di suolo, questa impermeabilizzazione del suolo deve essere compensata attraverso il recupero, la rinaturalizzazione di aree già precedentemente impermeabilizzate. Bene, di tutto questo dibattito istituzionale a livello globale, europeo e tecnico-scientifico, si trova forse riscontro in qualcosa della legge regionale toscana, però a livello nazionale non si trova nessun riscontro. Anzi, se noi andiamo a leggere il nuovo testo base, l'ultimo testo base che andrà in aula, così dicono, forse a marzo, per la discussione parlamentare, mi fermo a livello di definizioni perché poi l'approfondimento lo farà sicuramente Sandrone dopo di me, però se noi andiamo a leggere le definizioni è desolante il quadro che ci troviamo di fronte, perché con consumo di suolo di fatto si definisce l'impermeabilizzazione del suolo. Abbiamo capito che sicuramente è l'elemento più significativo, più importante, ma abbiamo capito che non è soltanto questo. Ci siamo. Ma la cosa grave non è tanto questa, perché uno può dire sì, ok, la Commissione europea mi chiede effettivamente di partire da questo, e quindi bene, io sono d'accordo, partiamo dall'impermeabilizzazione del suolo, la minaccia più grave, più consistente, più evidente, più irreversibile. Il problema sono soprattutto le definizioni successive. Se andiamo a leggere che cos'è la superficie agricola naturale e seminaturale, dove quindi può avvenire questo consumo di suolo, vediamo che sono fatte salve, sono escluse tutta una serie di aree dove questo consumo di suolo può avvenire liberamente. Quindi l'impermeabilizzazione non è conteggiata come impermeabilizzazione se avviene in aree destinate a servizi di pubblica utilità, in aree destinate a infrastrutture e insediamenti produttivi strategici, nei lotti e gli spazi nidificati interclusi. Capite bene che di fatto questo è un qualcosa che noi a livello soltanto di definizione non ci permette neanche di fare il monitoraggio del consumo di suolo, perché quella carta che io ho fatto vedere prima è del tutto
inutilizzabile fare un monitoraggio di questo fenomeno. E del resto qualsiasi monitoraggio noi facessimo a livello italiano sarebbe in contrasto, in contraddizione con il monitoraggio che noi facciamo a livello europeo. Per non parlare, chiudo, del concetto di impermeabilizzazione. Quindi l'impermeabilizzazione non è tutta l'impermeabilizzazione, ma da questa impermeabilizzazione tiriamo fuori tutto quello che non è connesso all'attività agricola. Ora, io non sono un giurista, però capisco da questa cosa che chiunque possa dimostrare una qualsiasi connessione con l'attività agricola può essere in grado di dire che quella trasformazione non è consumo di suolo. Ora, questa connessione, che io non trovo dentro la norma, non è definita in nessun modo, può essere di qualsiasi tipo. E la connessione con l'attività agricola, capite bene che può essere sia quella di un coltivatore diretto che ha bisogno di un capanno per gli attrezzi per coltivare il suo campo, ma può essere quella di un punto vendita di prodotti agricoli, può essere quella di un qualsiasi attività legata magari ad agriturismo, può essere quella di qualsiasi cosa che possa dimostrare una connessione anche lontana con l'attività agricola. Per dire, anche un supermercato ha una connessione con l'attività agricola, perché vende, magari c'ha un banchetto di prodotti a chilometri zero, faccio un esempio molto banalizzante. Quindi, insomma, il dibattito è ampio, la questione è stata approfondita, ma non è banale. Quello che mi auspico è che in qualche modo si possa effettivamente cambiare strada e recuperare un po' di terreno anche attraverso un recupero realmente fisico del suolo. Grazie. Bene, grazie molto. Questa immagine della dinamite è forse anche utile, no? Ricordare che forse oltre a difendere il suolo forse dovremmo anche iniziare pratiche di recupero di suolo urbanizzato e restituirlo in qualche modo alla natura. Non sarà facile, ma forse potremmo pensarci. Grazie molto, e credo che l'intervento di Munafò si leghi strettamente all'intervento che abbiamo adesso di Federico Sandrone, che parla a nome di Salviamo il Paesaggio. Noi fra l'altro, come Rivalta, siamo uno dei nuclei, dei comuni che ha aderito fin da subito al forum Salviamo il Paesaggio, che come sapete raccoglie decine e decine di associazioni ambientaliste, gruppi di cittadini, comitati eccetera, intorno al tema appunto della difesa dei territori agricoli naturali. Salviamo il Paesaggio è stato per noi un riferimento importante per tutta la nostra attività di amministratori. Abbiamo aderito fin da subito al censimento sul cemento, che è stato portato avanti a livello nazionale. Abbiamo sul nostro sito abbiamo il testo della indagine che abbiamo fatto a suo tempo, lo stiamo aggiornando, e sappiamo che Salviamo il Paesaggio sta sostenendo fortemente un progetto di legge che in qualche modo mette in discussione la legge attualmente in discussione di cui abbiamo parlato, che ci sembra abbia molti limiti. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio come dire Rivalta, in particolare l'amico Guido. A me tocca una questione abbastanza noiosa. È l'approccio che diceva Pileri, l'approccio delle norme. Come sapete tutti, il governo ha approvato, il governo, o meglio la commissione referente, ha approvato a fine dell'ottobre scorso una modifica sostanziale al disegno di legge che all'epoca era stato introdotto prima dal governo Catania, dal ministro Catania, e poi dopo dal ministro Agricoltura Di Girolamo. Cosa sta facendo il governo? Secondo me sta facendo finta di niente. Avete sentito i dati devastanti che ha dato Munafò. Se ad oggi andasse in discussione in aula la proposta che è stata approvata nelle commissioni referenti, come diceva Munafò, ci sarebbero dei danni e un maggiore consumo di suolo. Mi faceva l'esempio delle definizioni che alcune sono devastanti. Io qua la presentazione è molto lunga, avete anche poi un elenco di tutti i disegni di legge che si sono succeduti e anche i progetti di legge delle varie forze parlamentari. Io ho fatto un piccolo raffronto. Nella colonna di sinistra vedete il sommario del testo di legge
presentato dal governo, e a destra le proposte che come gruppo di lavoro di Sardegna Paesaggio vorremmo fare per tentare di modificare almeno qualcosetta. Non è ancora la nostra proposta in cui crediamo, ma abbiamo cercato di fare delle meno modifiche possibili, mantenendo l'articolato del disegno di legge fatto dal governo. Salto, vi ho evidenziato le parti, poi se lo recuperate, lo leggete, vi ho evidenziato le parti fondamentali con il colore, così avete anche facilità se non volete leggervi tutto il testo, che in alcuni punti è abbastanza pesante. Andiamo un momentino alle definizioni proprio che già accennava l'amico Munafò. Leggiamo da subito quella del consumo di suolo fatta dalla Commissione congiunta agricoltura e ambiente. Per consumo di suolo l'incremento annuale netto della superficie agricola. E già questo termine qua, netto, non ci piace assolutamente. Perché non ci piace? Perché c'è il rischio che si possano realizzare dei nuovi consumi di suolo, dando in cambio, in compensazione, magari togliere l'asfalto su un grande piazzale. Non sono la stessa cosa. Se io consumo un ettaro di terreno agricolo di classe 1, non lo posso compensare con togliere un ettaro di asfalto su un terreno libero, perché il terreno sotto la parte asfaltata è un terreno praticamente morto. Quindi abbiamo cercato di modificare la definizione togliendo il termine netto. Quella più devastante invece è quella della superficie agricola. Superficie agricola, superficie naturale e seminaturale, perché come diceva Munafò ci sono molti fatti salvi che sono spuntati dalla sera alla mattina con degli emendamenti fatti dai relatori, dagli stessi relatori della legge. E nello specifico fanno salvi quelle che diceva lui sono le previsioni di alcuni relatori per quanto riguarda i servizi comunali e sovracomunali, ma tra queste ce ne sono una serie. Io mi sono messo lì, ho provato a individuare quali sono queste aree che la definizione vorrebbe far salve, e sono le strade, i marciapiedi, i parcheggi, gli spazi a verde attrezzato, i mercati di quartiere, le scuole, le chiese, gli edifici religiosi, gli impianti sportivi, i centri sociali, le attrezzature culturali, sanitari, cimiteri, depuratori e impianti vari. Cosa vuol dire? Che tutte queste previsioni qua, se sono nel piano attuatore, verrebbero fatte salve e considerate come territorio non più agricolo ma già urbanizzabile. Quindi non farebbero parte del conteggio delle aree agricole. E ancora ci sono le infrastrutture di preminente interesse nazionale. Quali sono? Anche qui mi sono messo lì e ho cercato un pochettino. Sono parecchie, sono le reti stradali, le reti ferroviarie, le aree soggette a bonifica, i gasdotti, gli oleodotti, i terminali di rigassificazione, gli impianti per lo stoccaggio di gas naturale, gli impianti di termoincenerimento, le aree di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, eccetera. E come se non bastasse, hanno anche inserito le aree che sono per loro intercluse ma già dotate di opere di urbanizzazione. Questo cosa vuol dire? Che i grandi parchi agricoli o i parchi agricoli che abbiamo nelle nostre città, anche qui non verrebbero più considerati come aree agricole. Tutto questo, se andasse avanti così, manderebbe a pallino tutte le indagini e le banche dati che ha fatto l'ISPRA, per esempio, per dirne una, ma anche quelle che ha fatto la Regione Piemonte, perché ricomprenderebbero nella superficie urbanizzata e quindi non più agricola le previsioni dei piani regolatori, e questo per noi è assolutamente non accettabile. Stessa cosa per l'area urbanizzata. Se torniamo un momentino indietro alla definizione di area urbanizzata, mi dice la parte del territorio costituita di centri storici, e quindi qui va bene, le aree edificate con continuità. Cosa vuol dire con continuità? È questo il problema. Allora le aree che non sono edificate non in continuità non fanno parte più dell'area urbanizzata. Anche qui abbiamo cercato di dire che è tutto urbanizzato quello che è urbanizzato, quindi il terreno agricolo indipendentemente da quello che prevede il piano regolatore. Quindi bisogna fare sicuramente alcune modifiche sostanziali a queste definizioni che sono fondamentali per la riuscita della legge. Altro articolo fondamentale è l'articolo 3, in cui si dice il procedimento che si dovrà attuare per arrivare a definire il consumo di suolo regionale. Il disegno di legge parla di un consumo di suolo regionale, a livello regionale, che potrà essere ripartito ai vari comuni. Questa è una procedura molto complessa, molto frastagliata e difficile da attuare. Noi abbiamo invece chiesto di fare un'altra cosa, abbiamo totalmente, in questo caso totalmente cambiato l'articolo.
Abbiamo scritto al primo comma: il consumo di suolo è consentito esclusivamente qualora non sussistano alternative di riuso, rigenerazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. E quando ci sono queste alternative? Le alternative le si deve valutare conoscendo il proprio territorio. Quindi le alternative di riuso e di rigenerazione derivano dalla completa attuazione di alcune cose che devono fare i comuni. E ne abbiamo individuate tre, che sono la mappatura delle aree oggetto di rigenerazione urbana con interventi di ristrutturazione edilizia e anche urbanistica, il censimento comunale degli immobili inutilizzati, sfitti, abbandonati, delle aree residue ancora vigenti e soprattutto la perimetrazione dell'area urbanizzata, una rigorosa perimetrazione dell'area urbanizzata, non come la fanno alcuni comuni ricomprendendo all'interno aree che non sono urbanizzate. Se dalla valutazione di questi tre criteri, che potrebbero essere anche di più, ma secondo me potrebbero bastare anche questi tre, io capisco che non ho alternative al riuso, allora abbiamo detto, allora diamo una possibilità a quel comune di effettuare eventualmente un ampliamento al di fuori di quest'area perimetrata. L'abbiamo quantificato nell'1%, adesso 1%, 2%, però abbiamo dato una quantificazione nel solo caso non ci siano alternative al riuso. Io non credo che i comuni italiani abbiano bisogno di ampliare ulteriormente le aree esistenti, perché se andiamo a vedere i censimenti dei comuni che hanno fatto il censimento di segno paesaggio di qualche anno fa, vedete che ci sono degli immani, dei grandissimi residui, sia per quanto riguarda gli alloggi sfitti, sia per quanto riguarda le aree abbandonate che sono da recuperarsi. Ancora, vado avanti. Ci siamo spinti un pochettino oltre, abbiamo detto, qualora non ci siano bisogno di questi recuperi e qualora le aree previste come edificabili nei vari piani regolatori o piani di governo del territorio, come volete chiamarli a seconda delle regioni, abbiano delle previsioni edificatorie che non sono calate sulla realtà, chiediamo che questi facciano una variante per ritornare indietro, quindi ridurre le aree edificabili. Questo è possibile, ci sono stati esempi prima, il comune che conosco io che ha fatto la più grande riduzione è Desio, che ha tolto, mi pare, 1 milione di metri quadri di aree edificabili dalla sera alla mattina, si sono presi vari ricorsi al TAR, li hanno vinti tutti, perché le previsioni edificatorie sono previsioni, quindi possono essere messe, possono essere tolte, chiaramente devono essere motivate. Ma se non c'è l'esigenza di un ampliamento della popolazione o di aziende che si vogliono insediare, non c'è nessun motivo per introdurre nuove aree edificabili. L'articolo 4 riguarda le priorità, sono quei tre punti che vi dicevo, quindi quella della perimetrazione delle aree oggetto di rigenerazione, il censimento e la perimetrazione dell'urbanizzato esistente. Anche qui abbiamo fatto alcune modifiche e rettifiche cercando di migliorare il testo. Faccio un salto, l'articolo 5 riguarda gli interventi di rigenerazione urbana e demanda al governo a adottare specifici regolamenti legislativi. Purtroppo questo qua è ancora una scatola vuota, non ci siamo sentiti di intervenire per non stravolgere troppo l'articolato. Abbiamo eliminato un articolo che secondo noi era molto pericoloso perché avrebbe potuto portare a eventuali nuove urbanizzazioni in zona agricola. Qua si dice che nelle aree agricole dove ci sono degli edifici abbandonati possono essere fatti gli interventi di riconversione con destinazioni che in realtà agricole non lo sono propriamente. Se vi faccio vedere l'elenco delle destinazioni, sono queste qua: amministrative, ludico-ricreative, turistico-ricettive, istruzione, agricoltura sociale, potrebbe andar bene, medici di cura, servizi sociali, vendite dirette a prodotti agricoli, artigianato artistico, e poi sotto c'è scritto che non sono comunque ammesse alcune destinazioni residenziali, fatto salvo il solito alloggio per il custode oppure l'unità abitativa per gli interventi di recupero. Quindi abbiamo detto questo articolo qua è molto pericoloso e quindi abbiamo cercato di, anche perché tutte queste nuove attività si portano poi dietro delle urbanizzazioni, quindi non posso fare la scuola in mezzo alla campagna se no poi non gli do i servizi e quindi si porta dietro delle nuove urbanizzazioni. Volevo tornare un momentino sulla questione degli oneri che è stata affrontata da parecchie persone.
che mi hanno preceduto, destinazione dei proventi. Anche qui abbiamo fatto alcune piccole modifiche alla proposta governativa. Ve la leggo Montino, mi dice: i proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni, sono destinati esclusivamente, senza vincoli temporali, alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione. Noi abbiamo tolto Montino la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'abbiamo legata dopo. Quindi noi diciamo: innanzitutto si utilizzano per le opere di realizzazione della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento dei complessi edilizi, dei centri storici, interventi di riuso e rigenerazione, interventi di demolizione e costruzioni abusive o irrecuperabili, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi, quindi tutti interventi di investimento, interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio. E poi abbiamo dato la possibilità ai comuni di poter utilizzare questi oneri per una quota anche per manutenzioni ordinarie e straordinarie. Perché? Perché la manutenzione ordinaria in realtà è una spesa corrente. Io non vorrei che un domani i comuni con una norma del genere utilizzassero il 100% degli oneri, degli incassi degli oneri per fare le strisce pedonali, tappare le buche o cambiare il segnale. Una parte li possono utilizzare anche per questo, ma la parte strutturale devo utilizzarla per fare degli investimenti. L'articolo, uno degli articoli più importanti è l'ultimo articolo, disposizioni transitorie e finali, quello della cosiddetta moratoria. Anche qui abbiamo cercato di renderlo un pochettino più stringente. Perché? Perché si vuole evitare che nel periodo che c'è già adesso, ma diciamo che tra l'entrata in vigore della norma e la sua completa attuazione ci sia la corsa a presentare le pratiche edilizie. In sostanza qua si dice che non è consentito consumo di suolo tranne che per alcuni casi specifici, e la Commissione ha detto quali sono questi casi specifici, quando io non so, ho una pratica già agli atti, però una pratica già agli atti non vuol dire che devo far salva quella pratica lì. Oppure quando io ho un piano esecutivo adottato, noi abbiamo detto: allora facciamo salvi chi ha i diritti. Chi ha il diritto? Ha il diritto chi ha il titolo abitativo in mano. Se io non ho un titolo abitativo in mano, non ho nessun diritto. Faccio salvo il piano esecutivo convenzionato, o come volete chiamarlo, quando ho il piano approvato, se no questo non è un diritto. Voglio fare ancora una... avrei finito questa velocissima presentazione, poi magari la vedete più con calma. Cosa sta facendo la Regione Piemonte? La Regione Piemonte predica bene e razzola male. Questa è una mozione approvata a maggioranza 17 novembre 2015, che è passata in silenzio, nessuno la conosce, ne sono venuto a conoscenza perché l'ha citato un assessore regionale in un convegno. Qua sono gli indirizzi che il Consiglio regionale dà alla Regione Piemonte, sono stati approvati a maggioranza, quindi da quasi tutti i consigli regionali, tranne qualcuno, che danno degli impegni molto gravosi. Allora, le premesse sono tutte buone, quindi si parla sempre del contenimento del consumo di suolo, però quando andiamo poi alla sostanza, impegna la Giunta regionale a, tra questi a, quello che vi ho evidenziato in giallo, a dare garanzia agli enti pubblici e alle attività imprenditoriali per quanto riguarda le programmazioni e gli investimenti pregressi alla luce della normativa e delle pianificazioni vigenti. Quindi, attenzione, vuol dire tuteliamo i comuni e gli imprenditori su quello che hanno, quindi sulle aree edificabili che hanno. Altro punto ancora più pesante: a sollecitare nell'attuale fase di esame alla Camera del disegno di legge di cui vi ho parlato prima, a fare salve all'articolo 11 le aree conformate nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione della legge. Quindi cosa vuol dire? Far salve tutte le previsioni edificatorie dei vari comuni della Regione Piemonte. Questo è gravissimo che arrivi dalla Regione Piemonte. L'altra settimana con Pileri eravamo a un convegno a Milano, c'è un tecnico della città metropolitana di Torino che ha affermato che in pancia dei pianatori della provincia di Torino ci sono almeno 4.700 ettari di terreni già prenotati. Facciamo un conto veloce a spannometro: in Regione Piemonte stiamo parlando di 30-35.000 ettari già prenotati, non li vogliamo far salvi? La Regione parla di un contenimento del consumo di suolo zero al 2050, non ci arriveremo mai se non ci mettiamo mano ai pianatori vigenti. Finisco con questa frase qua, che è di 65 anni fa, ma direi che è attualissima, di Einaudi: la lotta contro la distruzione del consumo di suolo italiano sarà dura e lunga.
e dura già da parecchio, forse secolare, ma il massimo compito di oggi se si vuole salvare il suolo in cui vivono gli italiani. Ho cercato di stare nei tempi tagliando parecchio. Sì. Grazie. Grazie Federico. E l'ultimo intervento di questa mattina è quello degli architetti Flavia Bianchi e Claudio Malacrino, che hanno avuto da noi come amministrazione di Rivalta l'incarico di questa variante strutturale di cui abbiamo fatto cenno al mattino e che ora ci illustrano brevemente. Sì, ma intanto va bene. Allora magari Flavia inizi nel frattempo, sì, carichiamo il... Quindi intanto mentre loro caricano, due o tre informazioni diciamo così logistiche. Io chiederei di far parlare ancora stamattina Michele Mellano di Coldiretti e poi raccoglierei già qualche proposta di intervento da parte di amministratori, tecnici che mi segnalano la loro volontà di intervenire. Sì, sì. E naturalmente dopo la pausa pranzo continueremo con gli interventi o magari nel corso della pausa raccoglierò le proposte di intervento, così abbiamo già un ordine per poter procedere rapidamente alla ripresa delle 2 del pomeriggio. Quindi se qualcuno mi vuole già far cenno io inizio a segnarmi eventuali interventi. Vedo qualcuno, sì, quindi inizio a segnare già, ecco. A questo punto do la parola a Flavia Bianchi. Grazie. Devo schiacciare. Ma cercherò di sintetizzare a parole. Abbiamo anche supporto di qualche immagine, ma non è fondamentale per quello. Il tempo non ci consente ovviamente di approfondire il lavoro piuttosto articolato che è stato effettuato per proporre questa variante urbanistica. Siamo nella fase, è già stato adottato il progetto preliminare, quindi sono state presentate le osservazioni, procederemo nei prossimi mesi per completare il lavoro. L'obiettivo, come hanno ricordato il sindaco e l'assessore nell'introduzione dell'amministrazione comunale con questa variante, che come ricordavano non è una revisione di piano regolatore, per problemi di tempi ma molto probabilmente anche per problemi di costi, e era una variante che avrebbe riguardato comunque solo una parte del territorio comunale. Diciamo, uno degli obiettivi che c'era stato proposto è di verificare se c'erano delle possibilità per contenere il consumo di suolo, dato che il comune di Rivalta di Torino è dotato di un piano regolatore approvato pochissimi anni fa, nel 2011, quindi approvato dalla regione Piemonte anche, che prevede una grande quantità di aree di nuova edificazione. Come primo lavoro innanzitutto abbiamo provato a vedere dove erano queste aree di nuova edificazione. Come è stato ricordato, non so, ecco qua sono queste immagini, no, vabbè, questa è solo l'immagine estratta dal piano territoriale di coordinamento della provincia di Torino, oggi era metropolitana, ma della provincia di Torino. Questo è un dato importante soprattutto per chi non è piemontese da sapere, ma abbiamo un piano provinciale che comunque aveva evidenziato un po' di dati relativi al consumo di suolo, pur con tutti i